Liliana, buongiorno. Buongiorno. Senti, Liliana Monticone, una delle blogger più affermate in Italia, con uno stile suo che ha coinvolto anche la famiglia, perché poi ormai si scrive per vari target, te in famiglia scrivi per diversi target, coadiuvata da tua figlia. Diciamo che scrivo per un target molto particolare, la cosa è nata per cercare di dimostrare al mondo che anche con i bambini appena nati si può viaggiare, si può andare quasi ovunque o comunque ovunque dove vadano gli adulti. Poi lei è cresciuta andando in giro per il mondo, così si è appassionata a questa cosa e così anche lei ha la sezione con il suo mini blog, adesso mangia lei, ha la sezione con il suo mini blog e mio marito fa le foto e fa il fotografo del blog. Insomma. Senti, le statistiche dicono che ormai il 70% dei viaggiatori non va in agenzia di viaggi, non consulta opuscoli, va online a cercare il viaggio, l'offerta particolare, il prezzo, guarda le foto che trovo online, quindi non di istituzioni, magari foto anche sfocate, che però lo convincono ad andare al Nepal piuttosto che venire in Toscana. Esatto, perché le foto nel nostro blog hanno un'importanza fondamentale, perché a lui piace farle, a me piace poi selezionarle, scegliere. Ecco, fotografo là sotto che ci sta immortalando in questo momento. Selezionarle, scegliere, inserirle. Ho aperto da poco anche una nuova sezione proprio ispira al viaggio, cioè una ventina, trentina di foto per far venire la voglia di essere, di andare in quel determinato posto, più di mille, tante volte più di mille parole, più di mille spiegazioni. E la foto è comunque fondamentale nella scelta, nel voler andare in questa destinazione e col periodo che ci sono adesso chiaramente anche le offerte. Come si fa a viaggiare qui in condizioni economiche normali di una famiglia normale? Non bisogna andare via ad agosto e non bisogna andare via a dicembre, bisogna selezionare queste offerte che comunque nel web ce ne sono tante. Non è vero che per viaggiare servono tanti soldi, viaggiare non è gratis, ma se ci si adatta molto e si ha molta flessibilità si può viaggiare con le risorse economiche normali delle famiglie italiane. Senti, e dopo che si è viaggiato, in questo diario cosa si scrive, come si racconta, cosa si fa? In questo diario si scrive quello che ci ha colpito. Noi cerchiamo di identificare particolari esperienze che abbiamo avuto e che magari non ci aspettavamo quando siamo partiti. Nel nostro diario di viaggio non si troverà mai la Torre Eiffel, anche se siamo stati a Parigi, o comunque ci potrà essere una foto particolare, ma ci sono sempre esperienze particolari che si sono vissute in determinate mete, in determinate occasioni che magari uno non si aspettava di trovare. Ti posso dire per esempio che lo Sri Lanka dal punto di vista degli animali ci ha favorevolmente colpito, pur non essendo io un amante sfrenata degli animali. Siamo stati in una cabana a dormire dove volevo scappare, pur adattandomi a tutto volevo scappare il giorno dopo, quando mi sono trovata a 5 metri dalla blue whale, dalla balena, con una barchetta microscopica avrei passato lì un mese. Cerchiamo di privilegiare questi aspetti molto particolari. Ecco, in questo contesto la piccola blogger come si è inserita? Ma la piccola blogger si è inserita in maniera naturale, nel senso che per lei è sempre stato logico e normale viaggiare. Diciamo spesso che a 14 mesi aveva fatto 14 stati. Purtroppo non abbiamo potuto mantenere questo trend, però per lei il viaggio è parte naturale della vita, anzi con i genitori che sono esclusivamente dedicati a lei, quindi aspettava fin da piccola il momento del viaggio, perché lavorando in proprio lei viveva i nostri ambienti di lavoro, però chiaramente non erano mai dedicati a lei, nemmeno per un anno secondo. E amando il viaggio ama le esperienze particolari e di conseguenza anche lei parla del giro sull'elefante del Nepal, anche se la prima volta che ha visto un elefante se ne sa piangere, scappava e non ne voleva sapere, insomma. Bene, io ti ringrazio, mi auguro che tua figlia ci voglia dare in esclusiva la sua prima intervista. Ciao e a presto. Grazie a tutti, ciao.